Ultima gara per questa bella manifestazione organizzata dal team Freccia Rossa e ultima gara anche per gli atleti della G6 nella categoria giovanissimi. L'anno prossimo infatti passeranno tra gli esordienti e il nostro augurio è quello di mantenere sempre viva la passione per questo bellissimo sport che sicuramente richiede tantissimi sacrifici ma che sa anche regalarci grandi soddisfazioni e grandissime emozioni. Mazzano, Ronco, Springhedi, Monteclarense, Ossanesga, Nuvolera, Valle Camonica, Ottelli, Nuvolento e Freccia Rossa, le squadre che compongono il gruppo della categoria G6. Passano i giri, passano i chilometri, ma l'andatura si mantiene sempre piuttosto blanda e il gruppo continua a procedere compatto. Ultimo giro con gli atleti che si osservano, si studiano, pronti a dare il tutto per tutto nella volata finale. E all'arrivo festeggia una nuova vittoria Pedretti Camilla della Ronco, che nello sprint finale precede Mazzotti Federico della Springhedi, Bettinetti Enrique della Mazzano, Pasta Roberto dell'Ossanesga e Pegoraro Nicola della Ronco. Tra le ragazze vince ovviamente Pedretti Camilla davanti a Zanetti Emanuela della Nuvolento e Foccoli Stefania della Otelli. Seduzione, tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone, sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli, siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo, qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava, tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, è come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali, e verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche del...